davvero contento ed orgoglioso di aver riattivato questo rapporto così fondamentale con un'associazione che lavora molto nel territorio, un'associazione di Cassino che però a Cassino non riusciva poi a lavorare adeguatamente, quindi abbiamo voluto colmare questo gap che c'era e colmarlo con una giornata particolare perché pensare a Pulcinella, pensare al Carnevale in una città come Cassino non è scontato, non è dovuto. Noi sappiamo che comunque il comune di Pontecorvo nel nostro territorio è il punto di riferimento per quello che riguarda il Carnevale, quindi noi da questo punto di vista non possiamo che imparare da quello che è riuscito a creare il Carnevale di Pontecorvo, che è ormai sicuramente uno dei carnevali più importanti dell'ambito regionale, ma volevamo invece raccontare da un punto di vista storico quello che poteva dare un lavoro storico importante legato alle maschere. Noi abbiamo nella città di Cassino la maschera di Bailardo, che è la maschera storica della nostra città, del nostro territorio, che va valorizzata, va conosciuta, va impostata soprattutto verso le nuove generazioni, perché capire quelle che sono state le tradizioni e all'interno, poi ne parleranno adeguatamente successivamente, ma quando poi si parla di maschere, non è solo un aspetto ludico, ma significa prettamente la cultura popolare che si esprime in quel momento. E quindi è proprio per questo motivo che abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di poter lavorare insieme ad altre associazioni, ad altri comuni, a partire da quello di Napoli, ma comuni del territorio, per fare in modo che la maschera di Pulcinella potesse essere proposta all'UNESCO perché è un punto fermo, un punto centrale di una cultura a cui Cassino fa parte, essendo stata, come si diceva precedentemente, nel Regno di Napoli, essendo facente parte appunto dell'antica terra di lavoro fino ad un secolo fa. Quindi la nostra tradizione, la nostra cultura è nettamente all'interno di questo processo e questo aspetto lo rivendichiamo con forza, con orgoglio, lo rivendicano le nostre origini, lo rivendica la nostra lingua, il nostro dialetto e siamo anche orgogliosi di questo e proprio per questo motivo vogliamo essere un po' il centro di un territorio più ampio per raccogliere e raccontare tutto quello che il territorio ha dato nel corso dei secoli e che ancora oggi può dare. È chiaro che Cassino è conosciuta nel mondo per quello che è successo durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, oltre che naturalmente per l'abbazia, per San Benedetto, ma c'è un importante, ci sono secoli importanti in cui Cassino, primo San Germano, poi Cassino, insomma, ha rappresentato il centro di un territorio molto ampio. Ci sono queste le occasioni che noi vogliamo proporre proprio per recuperare anche questa memoria storica importante che Cassino deve avere l'orgoglio di rappresentare. Quindi io finisco qui questo saluto. Io veramente ti ringrazio per questo grande lavoro che hai fatto e che continuamente fai con l'associazione e sono molto curioso invece di ascoltare le parole che seguiranno alle mie. Grazie.